almeno uno sta dicendo. Vedo Giacinto Barra che è incuriosito e... Grazie a lei, evidentemente, grazie agli organizzatori di questo incontro. Per chi non lo sapesse, io sono un quiz de poco e non ho alcun titolo particolare, se non una certa curiosità, e poi se posso permettermi una simpatia per la Malfa Senior, per la Malfa Junior, che adesso non è più, per la Fondazione La Malfa, con cui ho avuto occasione di avere qualche incontro. Io approfitto della possibilità che dà la democrazia di prendere la parola, anche se sia un quiz del popolo, per focalizzare l'attenzione, spero, su due cose. Una è più di propaganda, me lo lasciate passare. I dati Istat e AIE sulla lettura in Italia sono da sempre spaventosi. Nel Mezzogiorno sono, non scopro niente di che, al di sotto di quelli nazionali, ma la cosa più tremenda, non lo dico io, lo dicono loro, che i dati sulla lettura della classe dirigente è al di sotto della media nazionale. Questo lo so io, ma non mi sorprende. Se serve, le do la documentazione. Incuriosito da questo suo libro, di cui ho avuto notizia due giorni fa, sono andato nella mia libreria di riferimento, il libro non c'è. Nelle altre due librerie non ho avuto possibilità di andare, ma lo farò tra oggi e domani. Forse perché costa 68 euro, forse perché è di 1200 pagine. Sono cose alle quali non siamo molto abituati. E allora, poiché così a naso, mi pare che il libro che lei ha realizzato sia una conoscenza ineludibile. Se vogliamo cercare almeno di orientarci su quale di quei due versanti che lei ha citato nella sua relazione, vogliamo cercare di collocarci per evitare di essere foglie portate dal vento, dalle circostanze, dalle opportunità, dalle convenienze, diciamo pure dalla meschinità del nostro vivere, allora, con l'aiuto di Pierangelo nelle forme che poi lui deciderà, direttamente e indirettamente, nell'ambito di una struttura che i ben pensanti definirebbero una cosa donchisciottesca, arrovito, che è conosciuto per essere il luogo dove si è interrotto il cammino dei fratelli Bandiera, che ha dato i natali a maggiore esponente della rivoluzione scientifica meridionale. Certo, non è Galileo Galilei, Tommaso Cornelio, ma è il più grande rappresentante della rivoluzione scientifica, dunque un innovatore, un investigatore, uno che non accettava lo status quo, ma che lo voleva cercare di rompere, si è costituito un'associazione intitolata proprio a Tommaso Cornelio. È una libreria privata che non prende una lira e non ne vuole da nessun soggetto pubblico, però è una biblioteca privata aperta che dà libri in prestito soprattutto ai ragazzi. Bene, in questo contesto, con l'aiuto di Pierangelo, vedremo di fare tra 6, non meno di 6 e non più di 10 lezioni sul suo libro, proprio perché riteniamo che sia un passaggio importante per cercare almeno di orientarci. La seconda cosa che volevo dire è questa: la cultura alimenta la politica governa l'economia, l'economia si serve della finanza. Mi scuso di questa povertà del mio dire, ma insomma, in qualche modo è come se fosse una macchina gioiosa che gira ben oleata, invece poi sappiamo che le cose non sono così. La cultura si è fatta politica, da elemento di alimentazione, di fecondazione, ci ha pigliato gusto, è diventata politica essa stessa, c'è un ingarbuglio di cui non si capisce nulla.
E comunque ciò che domina sono questi quattro: finanza, economia, politica e cultura. Sono stati messi da parte i principi laici per eccellenza, fraternità, libertà e uguaglianza, versante laico, giustizia sociale, versante cattolica. Come se questo, che in realtà sono le condizioni al contorno dentro cui possono funzionare bene le altre cose, sono state messe da parte, sono irrilevanti. Che ce ne importa a noi? Sono cose del passato, cose che riguardano più il Papa. Non crede lei che forse questo lavoro culturale di ripresa dal basso di queste cose oggi possa essere minimamente utile? Adesso le passo la parola. Volevo ringraziare Giacinto Marra, perché Giacinto è un uomo che notoriamente ama i libri e che ha un'altra qualità, è quella di diffondere per i libri. E io, se ho capito bene l'appello che ci ha rivolto, io credo che si possa rispondere positivamente in questo senso. Io ho già strappato a Giorgio La Malfa la promessa che tornerà a Cosenza in università, e a quel punto faremo, io penso proprio di poter dire, anche una lezione a Rovigo. Rovigo è un paese della Tresila, qui accanto a Cosenza, qualche chilometro da Cosenza. Ben felice, almeno io, ma credo di essere interprete anche del pensiero di Giorgio, ben felice di poter dare un contributo alla vitalità di un'iniziativa così bella come quella che hai descritto. Ben felice che si possa avviare un ciclo di lezioni su un'opera immensa e importante come quella di John Maynard Keynes. Si sente. Io credo che è vicino. Si sente? No, meglio questo. Credo che effettivamente questo libro possa essere importante per aprire una discussione in Italia che non c'è. Ci sono pochi economisti che ogni tanto dicono che sia importante richiamarsi a Keynes e rifare una politica di intervento dello Stato, cioè che lo Stato intervenga. Invece negli anni non solo lo Stato si è ritirato dall'attività economica, ma abbiamo svenduto tutto il nostro patrimonio, l'IRI di cui prima si parlava, ma il pensiero che prevale è quello neoliberista. Non solo il pensiero neoliberista prevale nelle università, nel dibattito pubblico, ma io credo che ci sia stata anche un'operazione dell'industria culturale che ha modificato le nostre teste. Noi accettiamo quello che i giornali diffondono, che sono tutti neoliberisti. La sinistra, cioè non esiste più la sinistra, perché quando abbandonano i principi fondanti della sinistra, cioè l'uguaglianza e quindi l'intervento, bisogna rifarsi a Keynes. Ecco, io qui la domanda che volevo fare, perché è giusto, sì, bisogna rifarsi a Keynes, però per rifarsi a Keynes, cioè perché si possa intervenire, c'è bisogno di uno Stato che possa governare l'economia e quindi avere a disposizione il denaro. A me pare che oggi, cioè, che cosa succede? Che il nostro paese sia in una situazione paracoloniale, cioè non c'è nessun governo che possa fare una politica diversa da quella che ci chiede l'Europa. Poi questa cosa qui che l'Europa ci chiede, io non conosco l'Europa, non esiste l'Europa se non come un'astratta funzione, ce lo chiede l'Europa. Ecco, che cosa succede sostanzialmente? Noi non abbiamo i soldi, vero? Non abbiamo soldi, dobbiamo prenderli, li prendiamo in prestito, cioè noi lavoriamo per pagare poi quegli interessi sul prestito. Cioè, come fare una politica che ne esiste, se l'Europa non è d'accordo? L'Europa che ha distrutto la Grecia, la patria della cultura e anche dell'economia. In questo senso l'economia non è una scienza, io non credo che sia una scienza, al massimo una retorica, e credo che questa discussione, questo libro su Keynes possa aiutare a capire meglio che allora com'è possibile, cioè, uscire da questa situazione.
mi pare che l'onorevole Lamaffa dice siamo in una gabbia. Allora io non sono per questo governo, non mi sono simpatici, non li ho votati, ho votato inutilmente, insomma, però questo governo, diciamo, o una parte di questo governo, non la Lega, ma le 5 Stelle, esprimono un sentimento di opposizione. Quel sentimento di opposizione che in Francia è espresso dalle maglie gialle, cioè dai gilet gialli, no? Cioè una ingiustizia profonda, cioè un dominio dei banker, cioè delle banche, della finanza internazionale. Però per uscire da questa situazione, però, io credo che non sia possibile, perché, come diceva anche lei, vero? Cioè, non c'è per adesso una disponibilità a fare un'Europa politica, cioè uno Stato federale, perché quando hanno costruito gli Stati Uniti hanno fatto uno Stato federale e il governo federale si è assunto il debito pubblico di tutti gli altri Stati, insomma. Oggi o si arriva a questo oppure non c'è dubbio, o noi arriveremo alla situazione della Grecia o l'Europa si sfascia. Io la vedo così, credo che l'Europa si sfascia. Allora, buonasera, io non ho letto il libro, buonasera a tutti, però ne ho letto le recensioni e la validità dal punto di vista non soltanto accademico quanto anche storico, e soprattutto per quanto riguarda la parte della cronologia, che è fondamentale per capire Keynes e tutto quello che è il suo percorso di vita, di studi e di rapporto con quella che era la società del tempo, perché insomma se non si inserisce, se non si inquadra uno studioso nella sua epoca, non possiamo naturalmente comprendere quali problematiche affronta, in che modo le affronta e dunque poterlo analizzare. Certamente Keynes, anche dagli studi che comunque ho fatto, è sempre stato un visionario, e credo che nessuno di noi, facendo un'operazione qualunque genere essa sia, possa dire fra 30 anni mi capirete. E quindi lui era non solo un visionario, ma era anche un po' presuntuoso, nel senso che sapeva di essere avanti con quello che era la sua visione, che il mondo che lui stava analizzando non era pronto per comprendere quello che erano le sue considerazioni e che sarebbero dovute passare degli anni affinché il mondo potesse in qualche modo raggiungere quella maturità tale da poter poi tornare indietro e leggere le sue cose. Ecco, sulla scorta di questo, giungo subito alla domanda, questa visione che naturalmente allora non è stata colta, oggi noi la rivediamo ma col senno del poi, e quindi anche gli studi che se ne sono fatti portano a vedere Keynes come l'uomo della moneta unica mondiale nel 1944, l'uomo del capitalismo contro alcune azioni, ne abbiamo parlato quindi lungamente, ma non è forse l'uomo dell'economia morale, dell'economia come scienza morale, che forse partendo da questo concetto è possibile ora rivederlo nel mondo dell'oggi, che non è il mondo di ieri, nel mondo di Keynes, ma non è neanche il mondo dei 30 anni dopo Keynes. Oggi abbiamo notizia proprio di oggi, mancano medici negli ospedali, che significa? Mancano non l'operaio, mancano professionalità di alto livello, perché la politica nazionale porta a chiudere determinati contesti anche meritocratici, perché la società è andata avanti in un certo modo, perché anche l'età dei lavoratori è andata avanti in un certo modo. E quindi dal punto di vista delle finanze, dal punto di vista dei privati, dal punto di vista di quelle che sono le politiche nazionali, c'è forse un'indicazione che, se ripresa nell'ottica di quello che dicevo io come economia, come scienza morale, forse abbiamo una speranza per il prossimo futuro. Grazie. E in questi giorni, o quantomeno nei giorni del reddito di cittadinanza, ho avuto una polemica molto brutta, nel senso che sono partito dall'assunto che i nostri padri costituenti conoscessero molto bene Keynes, tanto è vero che l'articolo 1 è un articolo keynesiano della nostra Costituzione.
La risposta è stata: uno come te mi meraviglia che non accetti il reddito di cittadinanza, perché io ho avuto maestro Giorgio Lapira, in quella sinistra cattolica che lei poc'anzi ha citato, il quale è stato uno dei primi a dire fate scavare fosse e fatele ricoprire, perché alla base di tutto c'è il lavoro. Essendoci il lavoro, che questa è una mala parola come si dice, allora usciamo da quella crisi anche occupazionale. E a me meraviglia proprio in Keynes che condannava Marx, perché la questione sociale nasce con il libro di Marx, preso molto bene poi dal mondo cattolico con la Rerum Novarum, prima di arrivare alla Mater de Magistris e a Pagium Terris. E allora, arrivato a questo punto, quando mi trovo un governo come questo, che parla di mille volte, parla di tutta quella roba che non serve a nulla perché non può stampare moneta, allora a me sorge il dubbio che questi Keynes non lo conoscono proprio. Beh, se lo tolgo il dubbio. Certo. Grazie. Una certezza. Quando la Pira diceva fateli lavorare, non diceva dategli un reddito di cittadinanza, diceva dategli un lavoro. Cioè, il punto debole del reddito di cittadinanza è la rinuncia alla piena occupazione. Poi si capisce, io lo capisco, conosco bene il Mezzogiorno, vengo dal Mezzogiorno, quindi capisco il senso, però è proprio la rinuncia. Cioè, un uomo politico che venga al Mezzogiorno e che dica distribuisco un reddito di cittadinanza vuol dire che ha rinunziato alla ambizione di realizzare l'articolo 1 della Costituzione, che è giustamente il demanda, cioè che la gente ha diritto al lavoro, non al reddito. Dice che il reddito si conquista attraverso il lavoro e che la Repubblica ha il dovere di trovare il lavoro, non ha il dovere di trovare il reddito, è esattamente questo. E quindi il secondo punto è che se poi vuoi anche fare un'operazione di questo genere, devi farla non in deficit, cioè quella lotta con l'Europa per strappare il 2,4 che poi il 2,1 per finanziare il reddito di cittadinanza e la pensione a 60 anni, ma fallo per costruire le università, fallo per fare un sistema ferroviario decente, fallo per rendere l'ambiente, proteggere le condizioni dell'ambiente. Ecco, fallo per delle cose che abbiano un senso nella prospettiva di un paese che voglia crescere. Quindi questo punto è un punto fondamentale, cioè Keynes non è un sostenitore della spesa facile. Scrive in una lettera bellissima a Hayek, Hayek era considerato, diciamo così, il precursore di Friedman, cioè il difensore dell'individualismo, del capitalismo individualista. Nel 1944 Hayek scrive un libro che si chiama La strada alla schiavitù, in cui sostiene che la spesa pubblica è la strada verso la schiavitù, e dice che è la strada del fascismo, la strada del nazismo e la strada del comunismo. Keynes legge questo libro e scrive una lettera a Hayek molto importante, gli dice: caro Hayek, io sono totalmente d'accordo. Il libro era in polemica, in un certo senso, col keynesismo. Keynes risponde: io sono totalmente d'accordo. Tu hai perfettamente ragione di segnalare il pericolo di un eccesso della spesa pubblica. Però, aggiungo, tu stesso riconosci che alcune funzioni lo Stato ce le ha, la difesa, la giustizia. Io sostengo, aggiungo, che ce ne sono molte di più, che abbiamo bisogno di molte più funzioni dello Stato, per esempio quelle di cui parlava lei, creare il lavoro per chi non ce l'ha. Ma ritengo che quelli che sono chiamati a questa missione dovrebbero avere nei confronti della spesa pubblica la stessa diffidenza che c'hai tu, Hayek. Cioè,
devono essere gente che somministra una medicina sapendo che è una medicina e che quindi può avere delle controindicazioni. Questo è il punto. Del resto, diciamo, io vengo da una tradizione politica, qualche volta mi avrebbe voglia di ricostruire, in cui noi difendevamo gli investimenti e attaccavamo la spesa pubblica inutile. Cioè dicevamo, vogliamo fare degli investimenti, facciamoli in deficit. Io sarei disponibile ad andare in Europa a difendere non il 2 ma il 3% del deficit. Ma ci vorrei andare con alle spalle dei programmi di investimento davanti ai quali i nostri interlocutori europei possono dire, vabbè, questi non è che vogliono consumare con i nostri soldi, vogliono costruire un'Italia migliore. E se si vogliono indebitare per fare una scuola, un'università, lo capiamo. E se non lo capiscono, allora possiamo anche litigare con l'Europa. Ma litigare con l'Europa per avere la possibilità di finanziare in deficit il reddito di cittadinanza o la pensione a 60 anni, che vuol dire che tra 10 anni dovremo rimettere le mani nel sistema delle pensioni, perché è chiaro che non possiamo tenere in pensione la gente da 60 a 90 anni, questo assolutamente no. Questo è il punto, diciamo così, dove il keynesismo bisogna evitare che sia frainteso. Il keynesismo non può essere una copertura di politiche di clientelismo, deve essere un paese severo, non austero nel senso dell'Europa, ma austero nel senso che dice che vengono prima dei consumi vengono gli investimenti, e che gli investimenti generano il consumo perché generano i posti di lavoro. Questo capitalismo keynesiano è un capitalismo su cui oggi potremmo ricostruire il futuro del nostro paese. Citami Hayek, insomma, è quasi doveroso dirlo. Hayek è stato considerato più grande oppositore intellettuale di Keynes. Nel momento in cui è morto, scrive Hayek a Lydia, a sua moglie, alla moglie di Keynes, è stato l'unico uomo veramente grande che io abbia incontrato e per il quale io abbia avuto un'ammirazione sconfinata. È sintomatico. Lei dice questo non è un mio libro, questo è un libro di Keynes, io ci ho aggiunto soltanto la traduzione, un'introduzione insieme con il professor Farese, uno storico del pensiero economico, delle note. Tra l'altro, per una piccola soddisfazione nazionale, questa è la prima edizione annotata di Keynes nel mondo, non ce ne sono state altre, su Keynes stanno scritte milioni di pagine, ma un sistema di note in cui si dice lì, per esempio, a un certo punto, leggendo questa teoria generale, a un certo punto Keynes apre delle virgolette, sta parlando di moneta, e dice, perché l'anatra, cito quasi testualmente, l'anatra ha l'abitudine di buttarsi in fondo al lago e attaccarsi alle radici che stanno in fondo, e solo un cane molto intelligente la può tirare fuori. Chiuse le virgolette. Il traduttore guarda questa roba e dice, ma si può tradurre per così, ma queste virgolette che cavolo sono? E scoprendo, girando, cercando, eccetera, abbiamo scoperto che e questa è una citazione dall'Anatra selvatica di Ibsen. Per quale ragione Keynes cita l'Anatra selvatica di Ibsen? Si scopre dalla sua biografia che nel 1905, quando aveva 20 anni, era andata a Berlino con la madre e aveva visto l'Anatra selvatica di Ibsen e aveva scritto a un suo amico che era il lavoro più bello che si potesse concepire al mondo. Per cui 35 anni dopo, senza dire che la citava, questo non c'è scritto da nessuna parte, avendolo trovato, una nota spiega. Ci sono delle note che spiegano, lo citava prima Pierangelo, Freud. Freud fu introdotto in Inghilterra dal gruppo di Bloomsbury, cioè Virginia Woolf, eccetera. I due primi psicoanalisti freudiani sono il fratello di Virginia Woolf e il fratello di Litton Strachey, di cui abbiamo parlato, che vanno a Vienna, sono psicoanalizzati da Freud e entrano e
gli scritti di Freud vengono tradotti nella collana della casa editrice di Virginia Woolf. Allora, tutte queste cose hanno un interesse enorme, diciamo così, perché restituiscono l'immagine di un economista che era anche altre cose e il cui interesse, la cui anche capacità di penetrare i problemi, nasceva dal fatto che la sua curiosità andava molto al di là dell'economia. Lui si vantava molto, in una lettera alla moglie scrive nel 1926 di aver cenato a Berlino con il grande fisico Max Planck, quello, uno dei grandi fisici del Novecento, e che questo fisico gli aveva detto che da giovane aveva intenzione di studiare economia, ma poi aveva dovuto rinunciare perché l'aveva trovata troppo difficile. E lui è molto fiero che disse di questo, e dice alla moglie: non è che il professor Planck avrebbe avuto difficoltà con la matematica di cui ci serviamo noi, perché in una settimana l'avrebbe capita tutta. È che gli economisti trattano una materia molto sfuggente e saper trattare, ragionare attorno a una materia molto sfuggente è particolarmente difficile. E la grandezza di Keynes è proprio in questa capacità di stare, per così dire, a metà strada tra la cultura, la politica, la storia, l'economia, cioè, ed è questa la forza di questo lavoro. Il significato di questo lavoro è duplice: da un lato serve dal punto di vista scientifico a notare Keynes dopo 50 anni, dopo 80 anni della teoria generale, significa anche poter dar conto di tutte le discussioni successive. Serve. Quindi questa è un'opera che ha un contenuto accademico, ma ha anche un messaggio politico, che è quello di cui stiamo parlando. Cioè Keynes è uno scrittore contemporaneo di cui le sinistre europee hanno un assoluto bisogno. Devo una risposta ancora più ampia. Lui non sapeva il tedesco, che Keynes leggeva solo l'inglese, e quindi non leggeva, non so quando fu tradotto l'altro. E diceva: quello non lo conosco perché non l'ho mai potuto leggere. E in sostanza gli era estraneo, perché la sua formazione è una formazione liberale. In più, per dare una spiegazione più precisa, lui è convinto che queste due grandi tribù di economisti di cui ho parlato facessero capo a due grandi economisti inglesi. Uno era David Ricardo e l'altro era Malthus, quello del saggio sulla popolazione che loro conoscono. Malthus e Ricardo discutevano fra di loro, e Ricardo era l'antesignano degli economisti, chiamiamoli così, classici. Malthus parlava della povertà, del consumo insufficiente, della disoccupazione. Quindi nella loro discussione ci sono gli antecedenti della discussione che stiamo facendo. Marx è, per così dire, un allievo di Ricardo. Cioè il marxismo è figlio della teoria economica di Ricardo. E Keynes siete. E quindi tutti gli allievi di Ricardo, ideali, compreso Marx, sono estranei alla sua filosofia. Il suo pensiero è un pensiero malthusiano. Lui scrive questo saggio. Lui aveva un amico Keynes, italiano, noi possiamo avere un certo orgoglio, uno dei maggiori economisti di Cambridge, fu un economista italiano che si chiamava Piero Sraffa, che visse a Cambridge dal 1926 fino alla sua morte, morto nel 1983, se non ricordo male. Sraffa era un economista marxista, tra l'altro Sraffa era amico di Gramsci e quello che portò fuori dal carcere di Trani i quaderni dal carcere di Gramsci, li ha preservati e ne ha consentito la pubblicazione. Quindi era il côté marxista di Keynes, era molto legato a Keynes, era in un certo senso lo sguardo che Keynes dava sul pensiero marxista. Quando scrive la teoria generale, a un certo punto
Zaffa, a cui era stata affidata la pubblicazione degli scritti di Riccardo, scopre la corrispondenza tra Malthus e Riccardo. Ed è una corrispondenza interessantissima, come ho detto. E la dà a Keynes. E gli dice, ti do questa corrispondenza, per favore non trattare troppo male il mio David Riccardo, perché sapeva che Keynes sviluppava quest'idea tutta basata sulla domanda che veniva da Malthus. Quindi c'è un mondo molto complesso di questo, ma l'interesse di questo libro, lo ripeto, è per chi lo vuole guardare come un lavoro accademico, lo può guardare come un lavoro accademico, ma per chi lo vuole considerare un contributo alla discussione di politica economica, lo può considerare, in questo senso sto dietro. La Germania non voleva la moneta unica. La ragione per cui, perché la Germania sapeva che il meccanismo della moneta unica o comportava doversi assumere delle responsabilità nei confronti di paesi che giudicava mal governati. Il ragionamento dei tedeschi è questo: ma se i Veneti non vogliono pagare gli ospedali della Calabria, e i Veneti non vogliono pagare per gli ospedali della Calabria, dobbiamo essere noi a pagare i debiti dell'Italia? Possiamo giudicarla una posizione sbagliata? No! Dobbiamo metterci in condizione di non essere messi con le spalle al muro per questo motivo. Dobbiamo imparare a gestirsi meglio. Io sono convinto che la moneta unica sia stato uno sbaglio dell'Europa. Ma se uno fa una frittata e poi dice non mi piace la frittata, non è facile tornare alle uova, chiaro? Cioè tornare indietro dalla moneta unica è un'impresa molto difficile, che richiederebbe un accordo europeo per smontare d'accordo quello che è stato montato e che, per il quale non c'erano le condizioni di cui abbiamo parlato. Siccome le cose non stanno così, l'Italia deve mettersi a posto con le sue forze. Questo può comprendere andare a litigare con la Germania, perché lei ha perfettamente ragione nel dire che la Grecia è stata colpita dalla Banca Centrale Europea, che poi noi giudichiamo positivamente per molte cose, perché la Grecia ha dovuto, di colpo, quando la Banca Centrale Europea ha detto noi non rifinanziamo le nostre banche, il signor Tsipras ha dovuto dire le banche sono chiuse, ha dovuto cedere di colpo, perché la Banca Centrale Europea è chiaro che se uno rompe, se domani l'Italia emette i mini bot, dopodomani può star tranquillo che abbiamo una crisi finanziaria. Allora la mia posizione è, mettiamoci in condizione di parlare seriamente con questi altri paesi. Possiamo andare a implorare di avere un deficit del 2,5%, cioè per che cosa mi serve per il reddito di cittadinanza e per pensione a quota 100? Quelli ti dicono, se voi volete indebitarvi, raccontateci che fate la TAV. Volete indebitare per la TAV? Possiamo farlo, se è giusto fare la TAV. Volete fare le ferrovie nel mezzogiorno, che sarebbe sacrosanto? Se noi gli diciamo che vogliamo governarci male, ma vogliamo la solidarietà europea, non ce la daranno mai, perché ci diranno la moneta unica l'avete voluta più voi. Io ho visto i dialoghi tra il governatore italiano e il governatore tedesco. L'italiano si chiamava Ciampi, il tedesco si chiamava, come si chiamava allora il governatore tedesco, in cui quello diceva scusa, ma perché voi volete la moneta unica, che sapete che vi renderà più difficile a voi italiani di vivere? E Ciampi rispondeva perché noi abbiamo un ideale di unificazione europea. Quindi noi abbiamo tentato di fare l'unificazione politica dell'Europa. Quando non c'erano le condizioni, la moneta unica è una costruzione debole da questo punto di vista. Ma non possiamo uscirne in questo momento. L'unica cosa che noi possiamo riprometterci è fare un governo serio,
Io non ho attaccato, quando mi pare di aver scritto nel luglio o nell'agosto dello scorso anno, cioè un mese dopo che era nato il governo, un articolo sul Corriere della Sera in cui sostenevo che il governo Conte aveva la possibilità di impostare molto seriamente il negoziato con l'Europa. Dicevo, si presenti con un programma di investimenti, vada in Europa a dire che questo richiede il 3%, perché con questo 3% faremo crescere il reddito, con questo. Ma possiamo andare adesso in Europa a dire, dopo un anno di governo così, che noi vogliamo il 3% per dare la flat tax, come propone Salvini, sapendo che la flat tax è un'idea senza senso comune in un paese in cui i ricchi evadono spesso le imposte, per cui la flat tax significherebbe autorizzare l'evasione fiscale dei più ricchi. E noi andiamo in Europa e pensiamo di poter chiedere delle esenzioni dalle regole di Maastricht basate sul fatto che vogliamo fare il reddito di cittadinanza, la pensione a 60 anni, la flat tax e altre cose di questo genere, ma ci ridono appresso. Abbiamo bisogno di un governo molto, ma molto più serio, che dica questo che lei dice, desiderio di combattere l'ingiustizia, che è, diciamo così, la parola d'ordine dei 5 Stelle, ha un senso, ma in che cosa si è concretizzato nel corso di quest'anno questa impostazione? Io non l'ho visto mai e me ne dispiace molto. Non è che il fatto di definire l'economia come scienza morale autorizza, per così dire, metodi piuttosto sciatti di ragionare. Era un formidabile studioso con una base di rigore scientifico molto forte, ma diciamo così, sposava queste cose con altri interessi. Aveva questo, l'ha letta Pierangelo all'inizio della frase, questa descrizione, perché gli economisti sono degli uccelli molto rari, perché hanno l'intelligenza di un artista e così. Poi diceva anche una frase molto bella, a proposito, diceva: preferisco essere all'incirca nel giusto che precisamente nel torto, diceva politicamente con le cose troppo precise. Cioè che la matematica dà un'impressione di precisione, ma qualche volta una precisione fittizia che non corrisponde alla realtà, alla sostanza.